Torno da vescovo per voi, ma cristiano con voi e amico fra amici. In fondo, forse in questo momento le parole di Monsignor Mazzoccato acquistano anche una loro plasticità, no? A vederlo uscire tra gli applausi e le strette di mano. Certo, mi si permette di dire per chi come me l'ha conosciuto proprio fin da piccolo e quando lui era ancora teologo in seminario, veramente mette insieme queste realtà dell'amico, del vescovo, del cristiano. E come diceva prima anche il dottor Biagi, è veramente un grande momento per la nostra diocesi di freschezza, una freschezza che si alimenta proprio anche dall'amicizia, del legame che molti di noi abbiamo con quello che chiamiamo ancora Don Bruno, però che ritorna come vescovo, certamente come vescovo arricchito da queste relazioni anche umane molto belle, che sono nate a volte anche in momenti difficili e che hanno aiutato anche tante persone a vivere momenti difficili. Non è questo il momento di parlare di programmi, ha detto il nuovo vescovo nella sua omelia. Sicuramente le prossime settimane saranno ricche di incontri, di momenti di preghiera da un lato, di riflessione, anche di analisi della realtà sociale e religiosa del Trevigiano. Don Antonio, ci congediamo dal pubblico con una ultima riflessione, io le chiederei, ecco, a suo parere, qual è l'immagine, il volto di sé che la Chiesa Trevigiana ha offerto oggi al suo nuovo pastore? Una chiesa che spera, che vuole sperare, una chiesa che sta prendendo il largo, come diceva lui, una chiesa che certamente è segnata da fatiche, chi non vive le fatiche d'altra parte, ogni generazione è malvagia, non esiste una generazione malvagia. Gesù dice, cioè, questa è una generazione malvagia, ognuno ha la sua malvagità, ma ognuno ha le sue freschezze, ognuno ha le sue speranze. Ecco, credo che veramente per noi è un giorno di primavera, ecco, una chiesa che ha un vescovo giovane, ma anche a forze giovani, a preti giovani, a vocazioni. Dobbiamo camminare su questa strada, è un dono dello Spirito Santo. E vedo il nostro Mirko Cavallin in collegamento dall'interno del Duomo con il presidente della provincia Zaia. Sì, Mirko, ti passo la linea. grazie Guglielmo, sono qui col presidente Zaia. Benvenuto, qui c'era Buonasera a tutti. una giornata davvero importante, tante emozioni, tanti sentimenti, c'era tutta la terra trevigiana. Direi proprio di sì, è stato accolto con i massimi onori e con molto calore il nuovo vescovo di Treviso, e questo penso sia significativo per poi dimostrare, come ho detto oggi nel discorso e quindi con l'incontro con le autorità, che questo sindaco avrà al suo fianco noi amministratori, e questo penso sia la cosa bella, un percorso da fare assieme tra vescovo della nuova diocesi di Treviso e amministratori. Lei all'inizio ha donato una croce al nuovo vescovo. Ah sì, nel momento in cui mi accingo a consegnare ben 2000 crocifissi nelle scuole, nelle aule mancanti, penso sia significativo consegnare una croce che è l'elemento, il simbolo della nostra cultura, della nostra tradizione cristiana, e questo simbolo deve essere consegnato al vescovo. Il vescovo, fra l'altro, che ha indossato questa croce già per la cerimonia di oggi, quindi per la messa, e dopodiché è una croce che io spero lo accompagni in tutto il suo episcopato. Benissimo, grazie Grazie. al presidente Zaia. Noi fra poco, Guglielmo, vediamo di raggiungere la mamma che era emozionatissima qui, addirittura ha rischiato di non salutare il figlio che è stato richiamato in episcopato. Ci risentiamo Ecco, fra qualche istante. abbiamo pochissimi minuti, Mirko, quindi vediamo se davvero riusciamo a fare questo regalo ai nostri telespettatori di sentire la mamma. Intanto iniziamo i congedi. Io ringrazio Don Antonio Guidolin che ci ha tenuto compagnia nel commento liturgico a questa solenne concelebrazione. Ringrazio Lorenzo Biagi, direttore del settimanale diocesano di Treviso La Vita del Popolo, oltre che di Radio Vita, che in collaborazione con Telechiara hanno reso possibile questa diretta, e credo che anche questo sia stato un bel segno, Lorenzo, di una collaborazione fra i tanti mezzi di comunicazione sociale della nostra realtà. Sì, io vi ringrazio veramente, ringrazio Telechiara che ha saputo essere presente in un momento così importante per i trevigiani, ma anche per tutte le chiese del Triveneto. Come si diceva prima, queste trasmissioni, ecco, ci fanno sentire più fratelli, più uniti, camminiamo assieme. Secondo aspetto, collaborare con i mezzi di comunicazione tra di noi, soprattutto quelli che sono presenti in maniera anche così capillare sul territorio, credo che sia uno degli impegni del futuro. Più saremo collaborativi tra di noi, più
più renderemo anche visibile l'attualizzazione del messaggio di come oggi Gesù vuole comunicarsi agli uomini e alle donne di oggi. Vi ringrazio perché con questa diretta, credo, penso, conoscendo la nostra realtà, abbiamo raggiunto anche tante case di riposo, abbiamo raggiunto tanti centri in cui ci sono persone che oggi avrebbero voluto essere qui, vedere il Vescovo, diciamo così, da vicino, e invece hanno avuto la fortuna, grazie a Telechiara, di vederlo proprio direttamente. Mirko, abbiamo pochissimo tempo, a te la linea. Velocissimi, siamo con la mamma del nostro vescovo, dunque da vescovo, da sacerdote, un altro figlio sacerdote, adesso vescovo. E ora? Una bella giornata. Guarda, l'unica roba che mi posso dire, ringraziamo il Signore, perché tutto l'ho fatto lui, non ho fatto niente, come tutte le mamme ho fatto, come tutte le mamme. E come che fa per tutti gli altri, perché non sono questi. Per me questo del primo e l'ultimo è tutti uguali. Ognuno ha dato secondo quel che ha ricevuto. Benissimo, una testimonianza davvero di semplicità è molto importante. Forse è questa, Lorenzo, la vera razza Piave di cui tanto si parla. Oh, ecco, finalmente. Io speravo e desideravo che Mirko riuscisse a far parlare la mamma. Questa, credo, queste sono le nostre radici. Queste sono le nostre donne. Le donne che hanno generato, certamente, sono state generose e hanno veramente messo a disposizione tutto, tutte le loro fibre. Ecco, credo che da queste donne veramente non solo la terra trevigiana, ma anche la Chiesa potrà ripartire. Queste donne ci hanno trasmesso la fede e l'abbandono. Una volta la chiamavano provvidenza, bisogna che noi la riscopriamo. Da tutta quanta la regia esterna di Telechiara, guidata da Massimo Pradella con il coordinamento di Gilberto Dante, e da Guglielmo Frezza, a tutti voi che ci avete seguito, un cordiale grazie per queste ore, per questo pomeriggio che abbiamo trascorso assieme, e un arrivederci a quando? A domenica 1 febbraio da Vittorio Veneto, per il solenne ingresso del nuovo vescovo, Monsignor Zenti. Buona serata a tutti.